A mo' di ipotesi di lavoro propongo la seguente definizione dell'Unione Europea. L'Unione Europea è una rivoluzione passiva gestita dall'aristocrazia finanziaria dominante a proprio uso e consumo, per distruggere i diritti del lavoro, per desovranizzare gli Stati, per americanizzare il vecchio continente. Chi è l'aristocrazia finanziaria a cui faccio riferimento? Semplice, ne traccio un rapidissimo identikit. L'aristocrazia finanziaria oggi dominante, la nuova classe egemonica, è composta dalla ristretta cerchia di lupi di borsa e usurocrati, finanzieri e sostenitori del sistema bancario, è nemica delle sovranità nazionali e dei diritti del lavoro, è nemica dei popoli che sta letteralmente distruggendo mediante una riplebeizzazione di tipo neofeudale del vecchio continente. Chi è la classe dominata oggi, dopo il 1989? Non è più la tradizionale classe proletaria, è composta anzi dall'unione del vecchio proletariato, nel frattempo ridefinito come precariato, e dalla vecchia classe media borghese, essa stessa sotto attacco costante, il ceto imprenditoriale dissolto radicalmente dall'élite finanziaria.